Il 16 ottobre 1943, oltre 1000 uomini, donne e bambini della comunità ebraica di Roma furono deportati ad Auschwitz. Oggi desidero ricordarli col cuore, in modo particolare. Le loro sofferenze, le loro angosce, le loro lacrime non devono mai essere dimenticate. Non da Roma, ma dal binario 21, quello sotterraneo nascosto della stazione di Milano, il 30 gennaio del 44, una bambina di 13 anni di nome Liliana, con suo papà Alberto e altre 603 persone, partirono per lo stesso viaggio, furono deportate ad Auschwitz. Un anno e mezzo dopo di loro fecero il viaggio inverso in pochissimi. Benvenuta la senatrice Liliana Segre. Grazie. E buonasera a tutti. Grazie. Abbiamo sentito questo invito alla memoria del dolore, ma non solo, che ha fatto Papa Francesco, l'ha fatto più volte. Questo era quando ha visitato la sinagoga di Roma, quello che abbiamo ascoltato. E allora fare memoria però significa iniziare a raccontare questa storia non soltanto dall'orrore di Auschwitz e nemmeno dall'orrore di quel viaggio, ma da qualche anno prima, dal 1938, l'anno delle leggi razziali, da quell'estate quando suo papà Alberto le disse che lei non sarebbe più potuta andare a scuola perché era espulsa, perché ebrea. Ma prima di questa notizia scioccante, facciamo memoria dei segnali. Abbiamo parlato del binario 21. Lei ha voluto che ci fosse scritto accanto al binario 21, oggi a Milano, questa scritta: indifferenza. Che cosa ha permesso questo viaggio? Ma vede, quando vedo la parola indifferenza, mi ricordo il momento in cui, nella ricostruzione dell'ingresso di quel luogo storico da cui siamo partiti, c'era questo muro nero in cui ancora non si era deciso che cosa scrivere o se scrivere qualche cosa. E io mi sono battuta veramente perché ci si scrivesse indifferenza. Questa è una parola che suscita una grande curiosità. Chi entra si aspetta libertà, si aspetta mai più, si aspetta non dimenticare, si aspetta. E si trova questa parola indifferenza. Perché l'indifferenza, che non è stata solo allora tale da farmela diventare così scolpita dentro di me da volerla poi ripassata lì a quell'ingresso, è stata un'indifferenza violenta. Ed è difficile da capire se si dice indifferenza violenta, perché quel voltare la faccia dall'altra parte, non partecipare, la cosa non mi riguarda, lasciamo, cosa ci importa, non è una cosa che riguarda noi, ha fatto sì che ci fossero le finestre chiuse nella mia città, le finestre chiuse laddove passavamo le marce della morte attraverso la Germania, attraverso paesi in cui le persone chiudevano le finestre, non partecipavano, non è una cosa che ci riguarda, stiamone fuori. E questa indifferenza, che imperversa sempre, per la maggior parte dei casi, è di coloro che non fanno la scelta. Quella scelta che può essere eroica, che può essere solo di buona volontà, non è detto che la scelta debba essere sempre straordinaria, ma è la scelta delle coscienze addormentate. Ma prima di arrivare al binario 21, prima di arrivare
a trovare chiusa la porta della scuola per me, espulsa, che non avevo fatto niente di male. Io ero bambina, non avevo capito perché le facce dei miei familiari diventassero tristi quando sentivano la radio, che ancora c'era permessa, perché poi non fu più permessa. Perché erano cose che non si raccontavano allora ai bambini. I bambini di allora erano tenuti così, come dei gioielli da preservare dal male altrui, quello che invece poi, purtroppo, per la colpa d'essere nati, non per aver fatto qualcosa, molti bambini e adulti hanno dovuto sopportare. I bambini erano tenuti fuori, quindi io, come una doccia gelata, quel giorno mi sentii dire che non avrei dovuto cominciare la terza elementare, che ero stata espulsa. E la parola espulsa anche oggi ha un valore scolastico molto grave, o comunque anche non scolastico. Chi è espulso da una società, chi è espulso deve aver fatto qualche cosa, o si deve pensare che abbia fatto qualche cosa di male. Io avevo l'unica colpa di essere nata. E a proposito di indifferenza, voi cercaste di fuggire a questo destino di Auschwitz, cercaste di scappare verso la Svizzera. Era una minoranza di italiani di religione ebraica che di colpo si trovarono braccati, che si trovarono spaesati completamente là dove erano nati e anche da generazioni, e che ognuno, anche il vicino di casa, poteva essere un nemico. Allora si cercò la fuga, si cercò un rifugio da quelli che invece, e furono per fortuna tanti, che aiutarono. E noi, io e mio papà, molto tardi rispetto alla chiusura delle frontiere, mio papà finalmente decise che io e lui saremmo fuggiti in Svizzera, ma eravamo un po' grotteschi, eravamo dei borghesi piccoli piccoli, inadatti alla clandestinità, inadatti ad avere documenti falsi, inadatti a fuggire sulle nostre montagne. Fu una fuga che cominciò col enorme pessimismo di mio papà, che era un uomo meraviglioso, sensibile, un uomo importantissimo nella mia vita, nella vita della mia famiglia, ma fragile, assolutamente incapace di reagire a una cosa più grande di lui. Per cui arrivammo in Svizzera, miracolosamente, lui tutto il tempo diceva: ho paura, penso che andrà male questa fuga, e così andò molto male. Fummo respinti. Da chi? Da un ufficiale. Da clandestini arrivaste in Svizzera, braccati. Sì, era tutta un'avventura per persone come noi, di passare, certo, dalla rete, i buchi della rete, fuggire con la valigia sulle montagne, con l'ombrello perché pioveva, cioè proprio dei clandestini ridicoli. Ma non fummo così ridicoli, perché fummo ritenuti degli impostori, fummo ritenuti delle persone che non potevano avere asilo in Svizzera, e questo ufficiale svizzero-tedesco ci rimandò là da dove faticosamente eravamo passati alla mattina, con le sentinelle, col fucile puntato, e là sul confine fummo arrestati. Così io provai a 13 anni a essere nelle prigioni italiane. Qualche giorno fa Papa Francesco, proprio domenica, tornando dalla Romania, ha detto una cosa, non la vediamo, la ricordo soltanto. Ha detto che l'uomo è l'unico animale che incade due volte nella stessa buca, l'asino no. E questo l'ha detto commentando quello che vede in Europa, il tornare di alcune paure. Ha detto che questo gli fa ricordare gli anni 30, gli anni che hanno poi prodotto la storia che ci ha raccontato e che conosciamo bene. È d'accordo? Vede anche lei dei segnali di questo tipo?
Sicuramente vedo anch'io dei segnali di questo tipo, ma li vedo in un'ottica personale diversa, perché secondo me questi segnali oggi non si ha paura di mostrarli, di pubblicarli, di pubblicizzarli, di fotografarli, di sottolinearli, mettiamoci tutto quello che mi viene in mente in questo momento, perché fino a pochi anni fa sarebbe stato osceno mostrare sentimenti che ricordavano addirittura a un livello così alto atmosfere di allora. Erano persone che subito dopo la Seconda Guerra Mondiale non avrebbero potuto continuare a dire di essere fascisti, nazisti o di mostrare quei simboli che invece sono stati sdoganati da qualche anno. Devo dire, io ho sempre immaginato che fossero sopiti, perché non si possono cambiare le persone, popoli interi da un giorno all'altro perché scoppia la pace, finisce la guerra. Quelle persone che fino a ieri erano la personificazione del male altrui, fuggono, spariscono, si mimetizzano, cambiano nome, cambiano atteggiamento, cambiano anche faccia, perché ci fu qualcuno che addirittura cambiò i propri lineamenti, ma non può cambiare la propria coscienza, il proprio cuore, quello resta uguale. E trova la stessa indifferenza che permise tutto questo 78 anni fa? Oh sì. Indifferenza nel mondo di oggi, a prescindere da questi fatti importantissimi che forse sono alle porte o forse no, ma l'indifferenza è generalizzata. L'indifferenza è... Perché c'è questa indifferenza? Perché quando le parole dell'odio hanno completamente superato dei limiti che non sono accettabili in una società civile, e sono quelle parole le quali poi si può passare ai fatti, l'abbiamo visto, che dalla campagna di odio poi si passa ai fatti dell'odio. E le coscienze, invece di rispondere con atti di amore e di bontà, hanno il loro idoletto davanti, che è il telefonino. Come si fa a far sì che quelli che davanti a qualunque tragedia della storia guardano il loro telefonino, un giochetto che li appassiona, vuole che non siano indifferenti? Si può combattere questa indifferenza e come? Le persone di buona volontà, uomini e donne, ci sono sempre stati. E sicuramente le famiglie, gli insegnanti, sono la parte importante della società che può far sì di trasmettere a quelli più giovani, a quelli che non sanno, per esempio, la storia, che la storia non per niente era chiamata dai latini magistra vitae. Ci sarà un motivo per cui era chiamata così, e oggi invece si tende a ridicolizzarla, annullarla, dimenticarla, a abbattere le ore di storia in tutti gli ordini di studi talmente tanto da passare alle tracce. Se prima c'è la storia per secoli, poi diventano tracce, per quanto anni, giorni, settimane, mesi o secoli, dopo le tracce. Facciamo una piccola pausa, poi torneremo tra pochissimo a parlare con la senatrice Liliana Segre e anche ad ascoltare Papa Francesco sull'importanza della memoria. Vi aspettiamo tra pochissimo. La Chiesa osserva con preoccupazione il riemergere un po' dovunque nel mondo di correnti aggressive verso gli stranieri. Con noi oggi c'è la senatrice a vita Liliana Segre, insieme a lei stiamo
cercando di imparare dalla storia. E imparare dalla storia è un appello, un invito che ci ha rivolto tante volte anche Papa Francesco. Una delle ultime volte che lo ha fatto è stata in occasione dell'incontro con la plenaria della Pontificia Accademia delle Scienze Sociali. Riascoltiamo un passaggio del suo discorso. La Chiesa ha sempre esortato all'amore del proprio popolo, della patria, al rispetto del tesoro, delle varie espressioni culturali, delle usi e costumi, dei giusti modi di vivere radicati nei popoli. Nello stesso tempo, la Chiesa ha ammonito le persone, i popoli e i governi riguardo alle deviazioni di questo attaccamento quando verte in esclusione e odio altrui, quando diventa nazionalismo conflittuale che alza muri, anzi addirittura razzismo o antisemitismo. La Chiesa osserva con preoccupazione il riemergere un po' dovunque nel mondo di correnti aggressive verso gli stranieri, specie di migranti, come pure quel crescente nazionalismo che traslascia il bene comune. Lei prima ha indicato come possibile antidoto all'antisemitismo, alla xenofobia, al razzismo, la scuola. Eppure nella sua storia la scuola pure è stata un luogo dove ha visto l'indifferenza. Beh, io sono stata molto colpita dall'incontro con la mia maestra. La maestra che avevo avuto in prima e seconda elementare, su invito di mio papà, venne a casa nostra. E io mi aspettavo che la maestra mi avrebbe abbracciato, mi avrebbe detto quanto le dispiaceva che io fossi stata espulsa, visto che io ero una scolaretta qualunque, ma non certo cattiva. Invece lei fu seccata di aver dovuto aderire alla preghiera di mio papà, venga a salutare la bambina. E disse: guardi che non le ho fatte mica io le leggi razziali. E non mi abbracciò, mi lasciò sospesa in quella situazione di un bambino che vorrebbe quell'abbraccio e non lo riceve. Questo fu un segnale molto importante, se lei pensa che dopo 80 anni, visto che io ne ho 88 e quello che è successo a 8, ancora me lo ricordo. Un segnale di mancanza di amore. E io facciamo un salto di molte decine d'anni. Lei pensi alla ragazzina selvaggia, alla ragazzina disperata, alla ragazzina colpita nei suoi affetti più cari, che non ha più la casa, che non ha più le persone a lei più care e che stranamente ce l'ha fatta per miracolo, è tornata a Milano e decide nei primissimi giorni dopo il ritorno che non c'era nessuno che potesse ascoltare nel senso proprio dell'ascolto di capire le parole dell'altro e decide a quell'età, che ne avevo 15, di non parlare di questo argomento. E attraverso poi i casi della vita, che io ho avuto una vita poi dopo qualche anno molto felice nell'incontro con mio marito, nella bellissima famiglia che per fortuna ho, a parte che mio marito mi ha lasciato ormai da più di 10 anni, ma i miei figli, poi i miei nipoti, quindi una vita ricca di amore dopo tanto odio, ma decide quando ha 15 anni che non parlerà di questo argomento. E i motivi sono tanti e non abbiamo certo l'occasione oggi di parlare dal punto di vista psicologico, dal punto di vista storico, morale, politico, delle parentele ritrovate, dell'essere una vecchia a 15 anni. Infatti sono molto meno vecchia adesso che sono vecchia veramente. E di tenere per sé
salvo pochissimi intimi della mia vita, questa storia. La storia in cui ero attraversata da delle scene nella mia testa che giravano e nel mio corpo, che era naturalmente aveva sofferto di un anno e mezzo di detenzione, e ci metto 45 anni. Che cosa succede? Ci metto 45 anni non a guarire delle ferite, che da quelle ferite non si guarisce mai, ma cosa succede? In realtà non succede in quel giorno stabilito, è uno sgomitolio di anni, è una sensazione che dopo tanto odio c'è amore, che da quell'amore nascono tre figli e che mi chiedono sempre, bambini, miei figli, mamma, ma che cos'hai quel numero sul braccio? E io neanche a loro rispondo, se non te lo dirò quando sarai più grande. I miei figli sono quasi vecchi adesso, ma ancora non ne abbiamo parlato a fondo. E poi però capisco di non aver fatto il mio dovere. E io sono una persona che sente profondamente dentro di sé il richiamo al dovere morale, al dovere in questo caso di testimone della storia. Testimoni di fatti che non sono successi mille anni fa nel mondo degli alieni, che sarebbe più bello che fosse quella una storia degli alieni, invece no, era qui, era nell'ambito europeo di cui parliamo tanto proprio in questi giorni. E a un certo punto sono diventata nonna, e questo fatto è stato molto importante, è stato un senso di compiutezza di una vita che doveva essere interrotta e che invece per caso non era stata interrotta, tanto da diventare addirittura nonna. E come nonna, con grande umiltà, perché io non avevo mai parlato in pubblico, ho sempre fatto una vita di bassissimo profilo, famiglia e il mio ufficio, non avevo avuto mai occasione di parlare in pubblico, non sapevo se avrei trovato le parole. Ma sono state delle amiche, ormai certamente andate in pensione, o speriamo non altro, che mi hanno aiutato pian piano a cominciare ad andare nelle scuole. Mie amiche insegnanti, che già da tempo dicevano: ma perché non vieni? Quando poi, dopo il processo Eichmann, molte persone si erano poste delle domande e dei problemi che prima non erano stati neanche lontanamente affrontati, anche in Israele stesso. E così, pian piano, una trentina di anni fa, ho cominciato a parlare a piccoli gruppi e poi a gruppi sempre più grandi, da nonna. Perché io solo da nonna ho potuto diventare testimone e cercare di non essere mai la fredda documentarista del male altrui, ma di parlarne sempre senza odio e senza vendetta. E da nonna abbiamo soltanto un minuto, purtroppo. Oggi ha più paure o più speranze? Beh, se io rispondessi che ho più paure, non farei un regalo ai ragazzi che incontro. Ho speranza nei ragazzi. Allora, grazie per tutte le speranze che ci ha regalato. Una curiosità: prima, a un certo punto, in questo dovere della memoria, ha visto delle immagini di Auschwitz, di prigionieri, e ha detto: non fate vedere l'orrore. Perché ha detto questo? Beh, vede, questo risale alla parola gita. Lei dirà: ma questa signora adesso cosa ci dice la parola gita? Quando io sento, e lo sento ancora in certe scuole, in cui con l'aria di dire da parte di insegnanti o presidi una cosa che a me sia gradita, anche noi portiamo i ragazzi in gita ad Auschwitz, io ho un trasecolamento dentro di me, perché quello è un pellegrinaggio.
in cui si va muti, silenziosi, se si è religiosi si dice una preghiera, ma non sarà mai una gita, perché la gita allora si fa in un luogo ameno, e ce ne sono tanti a nostra bella Italia. E queste fotografie, i documentari fatti allora dai tedeschi stessi, perché magari i negazionisti questo non fa piacere, ma i più belli, i più interessanti, nell'orrore, sono fatti da loro, secondo me non vanno visti a spot così, fanno parte di un pellegrinaggio della mente. E l'ora del nostro pellegrinaggio a Lourdes, che c'è il rosario in diretta. Grazie veramente tantissimo per tutto quello che fa e che ci ha raccontato oggi. Ci vediamo domani. Né la violenza né la morte avranno mai l'ultima parola davanti a Dio, che è il Dio dell'amore e della vita. Noi dobbiamo pregarlo con insistenza affinché ci aiuti a praticare in Europa, in Terra Santa, in Medio Oriente, in Africa e in ogni altra parte del mondo la logica della pace, della riconciliazione, del perdono e della vita.